il 29 di agosto c'è stata una bellissima presentazione di un libro da parte del dottor Salvi inerente alla tematica del Covid-19. Essendo io un uomo di scuola, mi è venuta subito in mente tutta la problematica che c'è caduta sulla testa da un momento all'altro. Era la fine di febbraio, le scuole sono state chiuse, arriviamo più o meno all'8 marzo e le scuole, pensavamo di avere chiuso per una settimana, invece poi intorno all'8 marzo la questione si è accentuata. Abbiamo chiuso fino a maggio e poi, come tutti sapete, abbiamo chiuso fino alla fine della scuola e non sappiamo adesso come poter riaprire con tutte le problematiche che si sono create in merito al distanziamento. Da insegnante cosa posso dire? Posso dire che c'è stata una pronta risposta da parte della scuola, che dopo la prima settimana di impasse si è subito organizzata per poter seguire, stare vicino ai nostri alunni online grazie a delle piattaforme informatiche, per cui abbiamo potuto seguire i nostri alunni da casa, ma con una grande sofferenza. Bambini piccoli della scuola materna o della scuola elementare e non possono assolutamente stare lontani dai propri insegnanti e dai propri amici. Quello che è mancato proprio è stato il rapporto fisico, il voler giocare insieme, il voler essere rassicurati nei momenti del compito e quindi da lontano è diventato tutto freddo, tutto asettico, poco normale. Purtroppo la pandemia ci ha prospettato questo e il mondo della scuola ha dato una sua risposta, una risposta efficace da come la vedo io, ma dal punto di vista tecnico, ma non dal punto di vista dei rapporti umani, che sono quelli che sono stati proprio disattesi. I nostri alunni interpellati durante le varie videoconferenze con la domanda cosa ne pensate di questa didattica online hanno tutti più o meno risposto nello stesso modo. Sì, è bello, abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato a fare le videoconferenze, abbiamo imparato a scaricare i vari file delle lezioni, abbiamo imparato a caricare e a scaricare il tutto quanto, però ci manca lo stare insieme, ci manca lo stare insieme ai nostri compagni, ci manca lo stare insieme ai nostri insegnanti. Adesso con l'inizio del nuovo anno scolastico, con tutte le problematiche del distanziamento, del coso, speriamo di poter recuperare tutto questo e poter concludere questo anno scolastico con la speranza che non ci siano dei nuovi stop.